Salve a tutti dalla redazione di PCS, ben ritrovati con PCS Talk, un altro appuntamento dei nostri, quelli estivi, dedicati al calcio dilettantistico per parlare di tutte le novità di questi giorni. Questa sera puntata dedicata quasi esclusivamente al calciomercato, perché sono tantissime le notizie appunto delle ultime ore. Per questo mi affiderò come sempre a Daniele Silvestri. Buonasera Buonasera Daniele. Gabriele, buonasera a tutti. Una settimana, sono giornate caldissime per il calciomercato, con tante squadre che stanno mettendo a segno dei colpi davvero fantastici. Allora, c'è veramente tanto da dire questa sera, menù ricchissimo, direi Daniele, iniziamo dall'eccellenza. Eh sì, come giusto che sia, perché è davvero un mercato d'eccellenza quello che si sta mettendo in piedi in queste giornate. Io partirei da una squadra in particolare, dal Cedial Lido dei Pini, come possiamo anche vedere dal nostro portale pontinacalcioshow.com, perché sono arrivate notizie freschissime, proprio una di queste ultimissime ore. Il Lido dei Pini ha messo a segno una grande operazione di mercato, da Pontina Calcio Show lo possiamo vedere: Emanuele Cirilli al Cedial Lido dei Pini, ed è un grande, grandissimo colpo che si va ad aggiungere ad altri due messi a segno poco fa, in queste ultime giornate. Sempre al Cedial arriva Porcari dal Nettuno, e a rafforzare ancora di più anche nell'ottica giovani, sempre il Cedial ha preso nelle scorse giornate Capabianca. Ma chiaramente la notizia freschissima è proprio l'approdo di Emanuele Cirilli, un background incredibile al Lido dei Pini. Allora, quindi rinforzi importantissimi per il Cedial Lido dei Pini. Dove vuole arrivare questo Cedial? Noi lo chiediamo proprio al diretto interessato, perché è in collegamento telefonico con noi, Guido Zenga. Pronto? Sì, pronto, buonasera a Pronto, tutti. buonasera Ciao Guido, Guido, ben buonasera a tutti. ritrovato a PCS Talk. Stavamo parlando di questi roboanti, colpi di mercato del Cedial Lido dei Pini. Cosa puoi raccontarci, come sono nate queste trattative? Diciamo che come sempre sono nate da una programmazione. Abbiamo deciso, insomma, insieme al mister quali erano i reparti da andare a rinforzare, visto il salto di categoria. Ci eravamo prefissati di fare un centrocampista e un difensore, e quindi diciamo abbiamo centrato gli obiettivi. I nomi, come dici tu, sì, sono abbastanza roboanti, importanti, perché Porcari è un giocatore di indiscusso talento, viene dal Nettuno, ha giocato in passato con le Falaschi, ha vinto il campionato 2 anni fa con il Nettuno, quindi insomma è un giocatore di sicuro affidamento. Per quanto riguarda Cirilli, insomma, parla un po' il suo curriculum, 250 presenze in Serie D, giocatore di assoluto valore, temperamento. Insomma, l'abbiamo cercato, l'abbiamo preso anche per darci una mano a livello proprio di esperienza e per il salto di categoria, insomma. Allora, iniziamo da Porcari, perché Porcari è stato anche, se vogliamo, una colonna, una bandiera del Nettuno. Adesso cambia casacca, va proprio ad una diretta concorrente nel campionato e anche a livello territoriale. Come ha vissuto questo cambio e come si diciamo, prospetta questo derby in eccellenza? Bah, sì, diciamo che Flavio ha cambiato casacca, ma era un ragazzo che noi anche al di fuori del campo conoscevamo benissimo, perché era molto, molto amico di parecchi dei ragazzi del nostro gruppo. E diciamo che Porcari non ha ritenuto di giusto continuare il suo rapporto con il Nettuno dopo i vari avvicinamenti che ci sono stati sia societari che a livello di allenatore. Era vincolato sul mercato, ci siamo mossi insomma in tempo e siamo riusciti a portarlo qui da noi. Invece, per quanto riguarda Cirilli, due indiscrezioni. La prima, vediamo se ce la confermi, è che comunque è una trattativa nata, se non mi sbaglio, sul pullman di ritorno dalla Coppa, la vostra marcia trionfale. Diciamo sì, e lì era nata più come una, diciamo, quasi uno scherzo, perché comunque portare in eccellenza un giocatore come Cirilli, che ha sempre giocato in Serie D e fuori poi dalla sua regione, tranne gli ultimi 2 anni, è stato difficile, non lo metto in dubbio. È stato importante soprattutto la volontà del giocatore di scendere insomma di categoria, di venire qui al Lido dei Pini, e poi è stata forte anche comunque la presenza della società, che ha dato la possibilità di poter prenderlo, insomma.
Io Guido vorrei farti una domanda più generale, legata appunto a questo importante grande arrivo. Sveliamo un altro retroscena. Nelle scorse giornate, quando l'operazione stava per essere conclusa, ho avuto modo di poter parlare con una parte di voi dello staff, in particolar modo con il mister, con il presidente e anche, lo sveliamo, con il capitano, che era lì appunto molto interessato a questo avanzamento delle operazioni. Mi è apparso subito chiaro un concetto, ovvero una grande contentezza di tutto l'ambiente Lido dei Pini per questo grande e importante approdo. Come giustamente tu dicevi, non ha mai fatto questa categoria, l'importanza che può essere portata con la sua esperienza nel vostro campionato sarà fondamentale. E ti dico questo aneddoto, non so se magari sarà contentissimo Flamini, ma nel momento in cui si parlava di questa possibilità, lui ha detto: se volete, la fascetta la do a disposizione, come a dire un riconoscimento dell'importanza di questo colpo. Tant'è che poi mi si è detto: la fascia è tua, te la tieni, al di là di questo. Però l'importanza di un colpo davvero fondamentale per voi. Esatto, e proprio questo insomma fa capire anche il tipo di giocatore che sta arrivando, no? Perché comunque un giocatore come Flamini che mette a disposizione anche diciamo, la sua fascia di capitano per far inserire un giocatore come Cirilli, insomma fa intendere che i ragazzi sono ben a coscienza insomma, del personaggio che sta per arrivare al Lido dei Pini. Però poi queste sono cose sicuramente che poi vedrà il mister con i ragazzi Certo. e non ci saranno assolutamente problemi sia se rimane Flamini capitano o se diventerà Cirilli, insomma. Ma certo, anche perché questi sono comunque sono aspetti secondari, perché i leader in una squadra sono tanti. Bravissimo. Un'altra domanda, un altro aspetto che mi incuriosiva, in questa fase anche alcuni ragazzi sono andati via, come Recupero e Koglio Karu. Chiaramente voi avete questa capacità di rimanere sempre in ottimi rapporti, anche quando appunto la collaborazione va ad esaurirsi, però come mai, com'è nata questa scelta da parte di questi due elementi di non continuare? Allora, per quanto riguarda Koyokaru, era un discorso che già sapevamo verso la fine dell'anno, che lui avrebbe avuto difficoltà nel continuare a giocare al Lido dei Pini, sia per motivi lavorativi, sia anche per motivi proprio logistici. E poi quando era a fine maggio, inizio di giugno, lui ci ha detto che comunque era stato contattato dal Racing e aveva trovato l'accordo anche per un posto di lavoro, quindi naturalmente noi non abbiamo né fatto opposizione né tantomeno abbiamo fatto pesare al ragazzo questo tipo di cosa. Siamo contenti che Certo. Stefano ha trovato prima una sistemazione per il futuro e poi andrà comunque in un club con grandi ambizioni e grandi prospettive. Per quanto Certo, riguarda Recupero invece il discorso è stato un po' diverso perché ci eravamo seduti più di una volta a tavola per parlare insomma di tutti i vari dettagli. Avevamo preso anche il fratello, non te lo nego, che è un ragazzo del 98, avevamo sistemato un po' di situazioni anche a livello economico e tutto quanto, stretta di mano, tutto ok, a una settimana diciamo dalla preparazione, via messaggio vengo informato insomma di vari cambiamenti, insomma capisci che la società e io in primis insomma ci sono rimasto un po' male per il rapporto proprio che avevamo con i ragazzi. Naturalmente poi ognuno è libero di fare le proprie scelte, ci mancherebbe. Quindi certamente. auguro tanta fortuna a Stefano e a Daniel allo stesso modo. Certamente, è giusto, come è giusto che sia. Esatto. Guido, dopo il vostro campionato splendido, ovviamente molti ragazzi si sono messi in luce. È stato difficile magari resistere alle avance, alle trattative provenienti da altre società e visti comunque i tanti pezzi pregiati che poi alla fine hanno scelto di restare in casacca giallo-blu, che cosa, è stato detto loro o comunque come, ha fatto il Lido dei Pini a assicurarsi la permanenza dei Cristofari, dei Flamini e così via. Esatto, guarda, ti sembrerà un po' strano, ma noi proprio su questo aspetto abbiamo avuto un ruolo secondario, perché comunque, come sai, il 30 giugno i ragazzi sono liberi. Non, sappiamo che parecchi di loro sono stati contattati da altre società, ma nessuno ha mai manifestato l'intenzione di andare via del Lido dei Pini, anche di fronte a offerte migliori, sia a livello economico che di prospettivo o qualcosa del genere. Quindi, diciamo, ci siamo ritrovati un lavoro già è bello e fatto, con i ragazzi appunto che tu dicevi, però che poi è il frutto insomma del lavoro che abbiamo fatto negli anni. I ragazzi comunque sono in un gruppo sano, in una società sana, stanno bene qui a Lido dei Pini,
non ti metto in dubbio, insomma, che poi il fatto del salto di categoria li ha comunque incuriositi ancora di più nel voler affrontare questa avventura in eccellenza. Quindi su questo aspetto sono stati i ragazzi a scegliere il Vito De Pini. Noi abbiamo fatto solamente il nostro, confermando tutto quello che potevamo confermargli. Il resto sono stati loro che si sono dimostrati veramente attaccati alla maglia. Guido, l'ultimissima, prima di non abusare troppo del tuo tempo. Oggi nel tardo pomeriggio la squadra ha iniziato a radunarsi, a fare diciamo una prima fase di preparazione per la stagione che ormai è imminente. Alla luce di questo e anche del cambiamento della tua posizione in società, no? Nel senso adesso hai un ruolo più specifico anche nell'ambito della costruzione della rosa, ma ti vedremo sempre in campo comunque accanto a mister Panicci? Oppure guarda, no? è stata la mia unica richiesta. Mi ha detto: guarda, io accetto di fare il cambio di ruolo, faccio il direttore sportivo, però non mi levate la panchina la domenica perché mi sento male. Ah, ecco. Quindi è stata l'unica richiesta mia, è stata questa qua, di dire: mister, io comunque resto qua in panchina la domenica perché non ce la faccio a San Tribuna. Perfetto. E lui mi ha detto: ok, a posto, tu resti qua, però. Quindi poi in casa avremo anche penso Barbati o Tirocchi. Sì. Adesso sì. Dobbiamo vedere. Fuori casa le ho cacciate tutte e due, ci sto io e basta. Anche perché, visto che siete abbastanza, frequentate abbastanza il cartellino rosso, quindi è meglio essere un po', un meglio po' tanti. Essere in tanti. Ovviamente scherzo con il sorriso sulle labbra. Assolutamente. Beh, adesso per quell'unica volta che Panicci nella stagione viene espulso. Sì, ma dai, proprio succede proprio quasi mai, dai. Va bene, Guido Zenga, ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver parlato degli ultimi colpi di mercato. Ovviamente siamo con le orecchie aperte per eventuali nuovi colpi che ci direte, oppure il mercato si chiude qui? No, qualcosa ancora abbiamo in corso di trattative, quindi sicuramente un'altra qualcosina ancora faremo. Benissimo, allora a breve nuove novità, altre novità dal CED di Lido De Pini. Per il momento grazie a Guido Zenga, grazie a voi, sempre, grazie come sempre, molto disponibile. Grazie, grazie Guido, a presto. Prossima. Beh, insomma, quindi si sta costruendo un ottimo CED al Lido De Pini. Sì. Dicevamo di questo acquisto che ha fatto un po' il rumore, no? Di Porcari sì. Dal Nettuno al CED al Lido De Pini. Nettuno che comunque sta ripartendo con un nuovo progetto. Eh sì, abbastanza semplice capire come quando si parte con un nuovo progetto magari determinati elementi possono scegliere di andare verso altre strade. E un'altra strada, come possiamo vederla dal nostro portale pontinacalcioshow.com, l'ha intrapresa il Nettuno. Eccola qui la grande notizia: Gianluca Tommasi è il presidente del Nettuno, con tutto l'organigramma che è andato a formarsi e con la scelta di Salvini che prende il posto di Catanzani e quindi è lui il nuovo allenatore del Nettuno Calcio. Gianluca Tommasi che sale quindi sulla carica più alta dal punto di vista sportivo della città di Nettuno, un grande prestigio per lui e anche una sorta di riconoscimento a quanto di buono sta facendo negli anni, partendo dagli amatoriali fino appunto ad arrivare all'eccellenza, una grande rapida scalata. Sì, quindi insomma sta prendendo forma il nuovo progetto del Nettuno Calcio in eccellenza con Gianluca Tommasi alla presidenza. Non abbiamo finito di parlarne perché abbiamo una piccola sorpresa per voi, perché c'è un'intervista esclusiva di Gianluca Tommasi rilasciata ai nostri microfoni, quindi ai microfoni di PCS, dove appunto ci parla di questa nuova avventura, ma prima un piccolissimo break. Eccoci in studio con PCS Talk, stavamo accennando al nuovo progetto del Nettuno Calcio. Come promesso c'è una sorpresa per voi, perché il nuovo presidente del Nettuno Calcio è Gianluca Tommasi, che ha rilasciato per noi un'intervista in esclusiva, quindi parla per la prima volta dopo la nomina al presidente del Nettuno Calcio. Vediamo questa clip e poi ne parliamo insieme.
Allora, siamo con Gianluca Tommasi perché in esclusiva, in anteprima, possiamo dare una importantissima notizia per tutto il movimento calcistico territoriale, regionale e non solo. Gianluca Tommasi è da oggi ufficialmente il presidente del Nettuno Calcio, che appunto, come tutti sanno, è iscritto al campionato di eccellenza. Gianluca Tommasi, quanta felicità, quanto orgoglio c'è quest'oggi? È immensa la felicità che provo in questo momento. Non riesco neanche a descriverla a parole mie, però ecco, ti posso dire che sono felicissimo di questo altro traguardo personale che sono riuscito a raggiungere. Avremo la Juniores, la prima squadra che, come hai detto te, farà di nuovo il campionato di eccellenza. È tutto accaduto in pochissimo tempo, un'occasione da cogliere di grande prestigio, di grande valore. Gianluca Tommasi nella carica più alta calcisticamente parlando della piazza di Nettuno, c'è tanto orgoglio e tra l'altro si completa un lungo percorso fatto di grandi step in questi anni, una continua escalation per Gianluca Tommasi. Beh, sicuramente sì, devo comunque ringraziare il presidente Alessandro Papa del Cretanossa Nettunia, che comunque ecco, condividiamo insieme il percorso, anche se lui adesso in questo momento seguirà totalmente il settore giovanile del Cretarossa Nettunia e io mi occuperò in prima persona del tono calcio, dell'eccellenza e della Juniores. Sarà un nuovo progetto importantissimo, pieno di obiettivi da raggiungere, tra l'altro appunto abbiamo detto Juniores e prima squadra, Gianluca Tommasi che completa questa crescita, no? Anche nel movimento, e tra l'altro anche importante perché ci sarà uno staff molto nutrito, tutti insieme. Per quali obiettivi? Vi siete già fatti un'idea di quelli che potrebbero essere i passi da seguire, gli obiettivi anche a lungo termine? Beh, io come ben sai, mi conosci abbastanza, insomma, io sono un tipo molto focoso, però ecco, su certi aspetti cerco di essere ponderato nelle mie situazioni, nella gestione comunque della cosa. È un compito importante quello di portare avanti un'eccellenza e, sperando di fare anche una buonissima Juniores, proveremo a fare i regionali, a fare richiesta per i regionali. Quindi è un compito arduo, un compito che comunque sia, credo mi stia a cuore, e cercherò di dare me stesso come ho sempre fatto fino ad oggi. Allora, l'ultimissima, chiaramente in queste ore calde si organizzerà un po' tutto, dall'entourage, dalla scelta dei nomi, dalla scelta dello staff tecnico. Non chiediamo a Gianluca Tommasi di entrare nel merito perché rispettiamo appunto il segreto istruttorio, diciamo così, però quale obiettivo dal punto di vista strettamente calcistico voi vi prefissate così a bocce ferme, senza ragionarci su? Beh, sicuramente crediamo io e il mio staff, e come dici tu non facciamo i nomi, di riconfermare comunque la rosa nella maggior parte. Il mister adesso vedremo insieme come valutare tutta la situazione del campionato, però ecco, penso che comunque sia la squadra penso sia riconfermata in blocco. Ci stiamo adoperando per costruire una buona Juniores. Al momento l'obiettivo, penso, lo scorso anno l'eccellenza del Nettuno con mister Flavio Catanzani ha fatto un bellissimo campionato, credo sia arrivata settima, mi pare, una cosa del genere, quindi ecco, speriamo ecco, di mantenere almeno questo trend. Eccole, queste erano le prime parole del neo presidente del Nettuno Calcio, Gianluca Tommasi. Qualche altro aggiornamento sul Nettuno ce lo dà Daniele sul nostro portale? Sì, perché appunto nell'approfondimento di pontinacalcioshow.com noi possiamo leggere anche gli altri membri del nutrito staff dirigenziale, da Baracco a Petrangeli come presidenti onorari, da Giuseppe D'Agostino, padre del celebre calciatore, che appunto sarà direttore generale, il tutto fare una delle colonne portanti insieme a Tommasi del nuovo progetto. Poi ci sarà, abbiamo visto, il team manager Roberto Di Pietro, Artibani, Pollastrini, allenatore della Juniores, con l'allenatore in seconda Rosario Pierdomenico, Smiraldi l'accompagnatore, e poi abbiamo detto Pietro Salvini l'allenatore della prima squadra, che sarà coadiuvato da un importante staff. Tra questi ricordiamo Max Limardi, collaboratore molto legato a
Gianluca Tommasi, quindi si sta formando questo nuovo Nettuno, nonostante qualche chiacchiera di troppo un po' errata, un po' troppo precoce, e quindi Gianluca Tommasi ha questa grande chance di rappresentare una delle piazze più importanti della Lituania. Noi rimaniamo sempre sulla Lituania, ma ci spostiamo un po' più a nord, ci spostiamo ad Aranova, dove sta continuando un progetto grande e affascinante, con la vista verso la promozione e con un direttore sportivo giovane, motivato e capace, che sta mettendo uno dietro l'altro a segno colpi importanti. Gli ultimi, che possiamo leggere su pontinacalcioshow.com, sono quelli di Riccardo Cardinali dal Fregene, Ivano Filippi dal Real Colosseum, mentre per la difesa sono stati ingaggiati Andrea Olivieri dal Cere e Andrea Cardarelli dal Trastevere in prestito. Sono anche state fatte manovre in come addio, ma è la conferma con questi nomi di quanto bene il direttore sportivo Musa stia operando. Allora, visto che sei in vena di complimenti per il direttore Musa, se vuoi puoi fargli in diretta, visto che è in collegamento telefonico con noi. Pronto, Carlo Musa? Sì, pronto, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera direttore, ben ritrovato con PCS Talk. Grazie, è un piacere. Allora, Daniele qui stava facendo dei complimenti rivolti al suo lavoro. Su PCS.com si parla di un poker di acquisti. Se fosse una mano a poker, diciamo che come carte siamo ben forniti, Musa. Sì, lo speriamo, dai, poi parlerà il campo per i ragazzi, non ci sbilanciamo. Eh no, si deve sbilanciare. Rimaniamo sempre con i piedi per terra, noi speriamo, cioè, siamo contenti degli acquisti, ne arriveranno altri a giorni e siamo contenti, poi speriamo comunque di farci trovare preparati pronti per questa nuova esperienza in promozione, per noi che è la prima volta in assoluto, un traguardo storico per la società. Piedi per terra è stata la filosofia dell'Aranova, quella che vi ha portati con una programmazione ad ampio raggio in promozione. Parliamo di questi quattro acquisti, se ci può dire magari se c'è un suo preferito o comunque ci descrive il tipo di tasselli che siete andati a cercare. Ah no, non c'è un preferito. Riccardo Cardinali non lo scopriamo oggi, è stato il capitano del Fregene per tanti anni e dopo 12 anni a Fregene ha deciso di cambiare, di trovare nuove motivazioni, nuovi stimoli e ha sposato la causa dell'Aranova Calcio con molta voglia e entusiasmo. Siamo contenti di averlo, è un centrocampista centrale che può essere utilizzato anche come difensore centrale, molto esperto, un ragazzo dell'82. E Filippi lo conoscete bene, è certo. Un centrocampista con molta qualità, anche grande personalità, sì. Che viene dal Colosseum e quindi in mezzo al campo con gli addii di Rocchi e comunque l'addio di Rocchi ci ha portato a una mancanza, abbiamo scelto di ingaggiare Ivano, erano tanti anni che ci rincorrevamo e da quest'anno sarà con noi. Andrea Olivieri è un difensore centrale esperto del 79, capitano del Caere, che abbiamo ingaggiato perché mancava qualcosa dietro dal punto di vista dell'esperienza. Cardarelli è un terzino sinistro che arriva in prestito dal Trastevere, ne ha promosso in Serie D, è una società con il quale collaboriamo grazie a un'amicizia personale che ho con Andrea Calce, il loro direttore sportivo, e quindi si aiutano anche per il parco degli under. Benissimo. Direttore, invece per quanto riguarda le operazioni in uscita, c'è magari un addio più doloroso degli altri? C'è anche qualche ragazzo, possiamo dire anche qualche veterano che ha lasciato? Sì, purtroppo qualcuno ha lasciato per motivi di lavoro, perché come sapete la promozione è un campionato poi che diventa importante anche a livello di impegno settimanale. E quindi purtroppo qualcuno dei veterani come Rocchi, soprattutto Rocchi, ha dovuto lasciare per questo. Un avvio doloroso è stato pure quello di Barcaioli, è arrivato con noi a dicembre, si era ben integrato, però poi come sapete nel calcio vanno fatte delle scelte che a livello
tecnico che magari anche a livello economico ti rimborsa, e quindi purtroppo non è stata possibile continuare con Alessio il rapporto. E vabbè, le vie del calcio sono infinite, chissà che poi magari non succeda certo qualcosa. Ora, se un po' conosciamo Musa, certamente non ci sarà nessun nome futuribile, però facciamo così, ci può dire magari in che reparto interverrà? Ma guarda, noi al momento come grandi, con i tre arrivi di cui abbiamo parlato prima e le conferme, siamo a posto. Interverremo sul mercato solo per gli under, e quindi a breve arriveranno le firme di un centrocampista giovane, di un attaccante. Stavamo quasi per fare il nome. E poi arriva, ha già firmato un colpo, ve lo dico, ha già firmato un 97 terzino destro, Paganelli dal Città di Fiumicino, e poi arriverà un portiere giovane, insomma tutto un parco giovani al momento. Bene, bene, una giovane era nuova per questa nuova esperienza in promozione, sì, che sarà davvero emozionante e stuzzicante anche per gli addetti ai lavori, da seguire, da vedere come andrà a finire, insomma. Certo. Direttore, prima di salutarla, visto il campionato di tanti outsider l'anno scorso, abbiamo visto che poi sono approdate in eccellenza, continui lei. No, è noi possibile. La parola è un grande sogno, ma è una cosa che magari in prospettiva, ne abbiamo parlato il presidente, per i prossimi 3-4 anni. Bisogna essere coerenti. Noi adesso cercheremo di mantenere la categoria promozione, di studiarla, e investiremo molto nel settore giovanile. Abbiamo raggiunto l'accordo nel Perugia Calcio, entreremo a far parte della loro academy. Proveremo quindi a migliorare il lato qualitativo del nostro settore giovanile, miglioreremo la struttura, cercheremo quindi di mantenere la promozione per un po' di anni, e poi magari quando siamo pronti anche sotto col settore giovanile cercheremo di fare il grande salto, o la Ranova cercherà di fare il grande salto, anche se magari non ci sarò più io, però sto cercando di dare una programmazione a lungo termine insieme al presidente e ai soci. Bene, quindi insomma la filosofia rimane quella dei piccoli passi che vi hanno portato lontano per il momento. Grazie Musa per essere stato con noi, ed in bocca al lupo per questa, diciamo, seconda parte di programmazione. Crepi, grazie, in bocca al lupo. A presto. In bocca al lupo. Grazie. Allora, queste erano, diciamo, le ultime novità dal fronte Aranova, che come sempre programma in maniera molto metodica, con ottimi risultati finora. Ci fermiamo per un piccolissimo break e parleremo poi di un altro progetto che si sta rinnovando. A fra poco. Hai risposto? 9 minuti, abbiamo sforato. Sì, ok, partiamo, dai. 9. Eccoci qui con PCS Talk, adesso ci spostiamo anche geograficamente, diciamo così, per parlare di un nuovo progetto. Daniele. Parliamo del Sempervisa e di quanto sta succedendo a Carpineto, perché sta nascendo un progetto davvero interessante che si crea intorno ad una grande voglia, ad una grande piazza che voglia di regalare bel calcio. Sono in arrivo importanti colpi di mercato, il Sempervisa del direttore De Angelis, che è attivissimo in queste ore. Possiamo anche andarlo a vedere rapidamente su pontinacalcioshow.com, il nostro portale di informazione. Poker d'arrivi per la Sempervisa, quindi non soltanto la Ranova fa dei poker, ma anche il Sempervisa, con colpi importanti: centrocampista Gino Flamini, difensore Baldassarre, all'esterno Gurgui, e poi tanti giovani, tutti elementi che sta portando il direttore sportivo De Angelis, e che saranno a disposizione di mister Farinelli per un progetto che si preannuncia davvero entusiasmante. Allora, visto che l'hai nominato, noi andiamo ad approfondire il discorso proprio con lui, che è in collegamento telefonico con PCS Talk. Massimo De Angelis, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, pronto. Buonasera, buonasera, buonasera direttore, ben ritrovato. Ben trovati.
Allora, si riparte da Semprevisa, un nuovo progetto per lei. Partiamo così. Quali motivazioni l'hanno spinta ad abbracciare questa piazza? Soprattutto la grande passione che esprime questa piazza attraverso la sua tifoseria, la gente del paese. Penso che pochissime piazze, forse quasi, possono contare sulle dita di una mano, possono arrivare a contare un migliaio di persone allo stadio la domenica. Semprevisa è una di queste, quindi per chi fa calcio, soprattutto per passione, questa è una delle motivazioni principali. Che tipo di programmazione ci sarà, visto insomma cosa cambia fra eccellenza e promozione? Dunque, sì. È chiaro che siamo appesi alle sorti del Fiumicino. Adesso se il Fiumicino sarà ripescato in B, la Semprevisa avrà l'occasione di ripetere eccellenza. Se dovesse essere eccellenza, come speriamo tutti, puntiamo a fare un campionato tranquillo, a toglierci quante più soddisfazioni possibili. Qualora dovesse essere campionato di promozione, è chiaro che dovremo puntare a fare un campionato di vertice, cercando di giocare per le prime posizioni. Per il momento una certezza è il nome del mister Farinelli. Allora, che tipo di scelta, per quale motivo avete puntato su di lui? Allora, Farinelli è un mister che con il quale avrei voluto lavorare già da un paio d'anni. Non ci sono riuscito gli anni scorsi e quest'anno finalmente si è fatto questo matrimonio. Uno dei motivi è per la grande, diciamo, ha con sé un grande seguito di giovani, diciamo, di talento, giovani forti che lo seguono tutti gli anni, e quindi una delle motivazioni per cui ho voluto fortemente resistere è stato appunto avere con noi a Semprevisa questi giovani di talento, appunto come quelli che hai nominato prima. Sì. Sono giovani di talento, di qualità, alcuni anche di personalità, come quella che chiaramente non manca al direttore De Angelis, conoscitore di calcio a 360 gradi. Ma da qui davanti il mercato avrà un'evoluzione diversa a seconda chiaramente della categoria, oppure voi avete scelto, sceglierete eventualmente profili di calciatori che potrebbero andare bene per entrambe le possibili competizioni? Noi stiamo ragionando per allestire una squadra di eccellenza, quindi i giocatori che stiamo scegliendo devono poter ben figurare nel massimo campionato regionale. Se poi non sarà così, chiaro che dovranno calarsi nella realtà della promozione. Però la squadra che stiamo allestendo sarà una squadra atta a ben figurare in eccellenza. Esattamente così, anche perché la volontà, la voglia di emergere, di vincere non manca mai al direttore, come chiaramente anche al mister con il quale si è consumato, diceva, questo matrimonio sportivo finalmente. Un altro dei matrimoni sportivi a cui il DS è sempre legato è quello con D'Andrea, e quindi mi collego con la piazza di Cori. Allora, che tipo di rapporti ci sono? Che tipo di notizie può darci su questa piazza? Sai benissimo che con la piazza di Cori, con Pino D'Andrea, col presidente Morucci c'è innanzitutto una grande amicizia, quindi voglio dire, a Cori sono legato affettivamente, prima di tutto ancora per queste persone, con queste persone. Cori farà un suo campionato, questa volta probabilmente, diciamo, un campionato con un target diverso di formazione, più giovane, con giovani di qualità, diciamo, con cui il mister spesso ha dimostrato negli anni passati di poter lavorare bene e di poter raggiungere e togliersi delle grandi soddisfazioni.
quindi potrebbe essere, come dire, una sorta di outsider del girone, così come lo potrebbe essere magari in eccellenza il suo Sempervisa, sempre che non regalerà colpi di mercato così roboanti da poter diventare più che un outsider. Ma Sempervisa mi auguro che possa essere più di un outsider. Esatto. Abbiamo in canna dei colpi, spero che con la società nel giro di 48 ore ci dobbiamo aggiornare, diciamo, qualora dovessero andare bene questi ultimi incontri sicuramente potremmo presentarci ai nastri di partenza con più di qualche certezza, per far sì che non sia una semplice outsider. E ovviamente i nostri telefoni saranno aperti per comunicare qualora queste operazioni dovessero andare a buon fine, per darne il giusto risalto. Assolutamente sì, messaggio in tempo reale. Messaggio ai naviganti, insomma. Bene. Direttore, prima di salutarla, il Sempervisa arrivò in eccellenza attraverso la Coppa. Esatto. L'anno scorso è stato protagonista attraverso il Cori di un grande percorso, poi il finale non è stato per il Cori felice, però insomma grande percorso in Coppa. L'anno prossimo la Coppa verrà presa in considerazione, visti questi ingredienti? Ma la Coppa ha sempre il suo fascino, l'eliminazione diretta mantiene un fascino tutto particolare, almeno per quanto mi riguarda, quindi... è chiaro che quando si va in campo non si ha mai voglia di perdere, è giusto dare diciamo peso anche a questa competizione. Bene, quindi direttore impegnato come sempre su tutti i fronti, noi lo ringraziamo, come sempre molto molto disponibile con noi, in bocca al lupo allora per la nuova avventura. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie lavoro, direttore, lavoro, a direttore. Presto. Allora, quindi insomma si riparte anche per il direttore De Angelis. Sì, si riparte, ma il direttore De Angelis non si è mai fermato, se possiamo dirlo così. C'è chi non si ferma e come una trottola cambia società di settimana in settimana, sto scherzando ovviamente, ma sto facendo un piccolo preambolo per poter leggere un'ultima ora di mercato dirigenziale che possiamo leggere da pontinacalcioshow.com, perché Antonio Sacco lascia il Nuova Florida e va al Play Eur, la nuova realtà calcistica dell'Eur, che fa capo a Cirulli e a Caterini, appunto figure storiche dell'ex Tormarancio. Antonio Sacco, che da poco è entrato nello staff tecnico del Nuova Florida come responsabile della Juniores, proprio quest'oggi nella tarda mattinata ha deciso di abbracciare questo nuovo progetto al Play Eur per ragioni strettamente legate al sentimento, ossia all'amicizia con i protagonisti, e si è lasciato davvero bene con il Nuova Florida, che tra l'altro di questi argomenti, ovvero cuore, sentimenti, familiarità, se ne intende ampiamente, e queste sono le parole virgolettate in esclusiva che Sacco ci ha fornito e che potete vedere su pontinacalcioshow.com per capire le ragioni sentimentali di questo pirotecnico dirigente che si rimette un'altra volta in gioco. Bene, grazie Daniele per quest'ultimo aggiornamento. Dallo studio è il momento di salutarvi, abbiamo esaurito il tempo ma non i contributi, perché dopo un piccolissimo break ritorniamo in onda con lo speciale dedicato alla conferenza stampa di presentazione della fusione fra Pomezia Calcio e ASD Selva dei Pini, quindi non perdetevi questo appuntamento e non perdetevi neanche quello della prossima settimana, perché saremo di nuovo con voi sempre come di consueto dalle 21:30 con PCS Talk. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana. Arrivederci.